periodo preistorico, lei ci presenta una Venezia che chiama appunto preistorica. Ce ne vuol parlare e ci dice dov'è più o meno ubicata questa, dove era ubicata questa Venezia preistorica, perché anche noi abbiamo appreso, ho appreso io dal testo, anche in questa zona c'era in passato una Venezia. Prego. Così. Innanzitutto qui. Allora, innanzitutto ringrazio tutti voi per essere qui, ringrazio il sindaco, il professore Pappalardo e davvero tutti voi per questa presenza. Domanda interessante. La Venezia della preistoria, a cui faceva riferimento la professoressa, è lo scavo di Longola di Poggiomarino. Si trova appunto nel comune di Poggiomarino, al confine con San Valentino Torio, in un'area molto indagata per quanto riguarda soprattutto l'età del ferro, e si tratta di un sito che va dal Bronzo Medio, quindi dal 1500 a.C., fino all'inizio appunto dell'età del ferro, chiamato Venezia in quanto era realizzato su un'area paludosa che era stata bonificata da degli isolotti artificiali, quindi c'erano dei veri e propri canali e su questi isolotti venivano realizzate le capanne. Ne ho parlato perché questo sito è importantissimo anche per quanto riguarda la fondazione di Pompei, perché quando questo sito viene dismesso, viene abbandonato, nasce proprio la città di Pompei. Senza perdermi troppo in chiacchiere, succede che Pompei viene fondata dagli Etruschi fondamentalmente, che arrivano in Campania. Iniziano a realizzare una serie di città, soprattutto nell'entroterra, quindi fondano Capua, fondano Nola, fondano Nuceria, fondano Pompei sul mare, per contrastare le popolazioni greche che si erano insediate in altre parti della nostra regione. Quindi, quando arrivano gli Etruschi, scompaiono i villaggi tipo Longola di Poggiomarino. E la popolazione viene accentrata in queste nascenti realtà urbane che poi servivano appunto a contrastare l'arrivo dei greci, e addirittura ci sono due guerre tra le popolazioni greche e le popolazioni etrusche. In entrambi i casi vincono i greci, quindi gli etruschi fondamentalmente abbandonano la regione e la Campania per un certo periodo poi diventa sarà tutta in mano greca. Poi arriveranno i Sanniti e Pompei avrà anche la sua fase sannita molto importante.